Una volta mi sono innamorata del mio vicino di casa, arrivato da poco. Stesso pianerottolo, due porte, la mia e la sua. Era praticamente scritto nel destino. Una mattina usciamo contemporaneamente di casa. Giriamo in contemporanea la chiave nella toppa per chiudere. In contemporanea facciamo un passo per avvicinarci alle scale, ci guardiamo con imbarazzo. Poi lui mi fa un cenno, davvero galantuomo, cose che non si vedono più. Come dire, prego, passi prima lei. Io scendo e lui dietro mi segue. E non è solo perché deve scendere anche lui, no, lui mi segue proprio. Poi arrivati all'ultima rampa, dopo ben quattro piani di pedinamento, mi passa rapido avanti, apre il portone, poi rapido mi saluta, buona giornata. E va. Ormai sono sua. Ho pensato tutto il giorno a lui, a quei gesti. Un vero galantuomo, un uomo da sposare. Saremmo stati bene insieme, per sempre. Non avremmo avuto neanche il problema del trasloco. Una cosa non da poco si capisce. Oppure avremmo potuto sfondare una parete e unire le due case. Anzi, forse sarebbe andata proprio così. Lui è di certo un tipo che vuole molti figli. Una squadra di pallone. Quanti figli vuoi? 5, 6, 10? Io te li darò. Sì, la casa grande avrebbe fatto di certo il caso nostro. Torno a casa da lavoro, indovinate? Anche lui torna in quel preciso momento. E di nuovo mi tiene la porta aperta per farmi entrare. E di nuovo mi segue pieno di desiderio. E si capisce altrimenti perché seguirmi. Arriviamo all'ultima rampa. Io mi avvicino alla porta. E anche lui fa lo stesso. Aspetto che mi chieda di sposarlo. Ma nell'attesa cerco le chiavi nella borsa. Pazzesco, in quella maledetta borsa non trovo mai niente. Un pozzo senza fondo. Lui invece bussa. Qualcuno gli apre la porta. Una tizia gli si è piazzata in casa durante la sua assenza. Una vagabonda, una rom, una senza tetto in cerca d'aiuto. E ora se lo sbaciucchia sotto la porta di casa, senza il minimo ritegno, senza la minima considerazione per me, che cavolo, sono la sua futura moglie, merito un po' di rispetto, dico io. Lui invece non dice niente, anzi se lo sbaciucchia. Come se io non fossi niente, come se fossi una qualunque vicina di casa. L'affronto è troppo grande. Di fronte a certe cose, non c'è amore che regga. Persino il mio. Poi finalmente le ho trovate le chiavi in quella maledetta borsa. Apro la porta, entro in casa. È finita, ti lascio, neanche tu sarai il mio per sempre. Eppure l'ho amato così tanto.